Alla fine vediamo una partita in cui Martina ha provato ad inseguire lo Stuni, quasi ci stava riuscendo a prenderla, poi che cosa è successo? Cos'è che è mancato? È mancato che noi oggi non abbiamo avuto molto dai nostri giovani e per cui siamo arrivati un attimino sulle gambe e mi è mancata un po' di lucidità. Comunque nel gioco delle parti ci sta, la squadra è una squadra. Lo Stuni è una squadra estremamente forte, con gente di spessore e anche di categoria superiore. Qui direi che se la differenza tra noi e loro sono 3 punti, mi ci sta bene, perché io so che devo lavorare. Ti rimane un po' di amaro in bocca perché appunto questi qua sono degli esami che se i giovani li superano dopo siamo tutti lì a gioire perché abbiamo fatto un'impresa, perché fondamentalmente battere lo Stuni è un'impresa. C'è stato qualcosa di positivo, qualcosa che le è piaciuto in tutta questa serata? Ah, sicuramente la reazione. Sicuramente la reazione è stata una reazione di una squadra che ci crede, una squadra che ha voglia di crescere, con tutte quelle che per i peccati però originali che ci sono, una squadra estremamente giovane. Cioè, io non vorrei dire, c'è una certa differenza di budget tra la nostra squadra e quella di Stuni. Quando noi abbiamo cercato di dare un po' di fiato ai nostri vecchi, i giovani sono andati in campo e hanno fatto quello che hanno fatto, ci hanno affondato meno 11. Poi piano piano siamo ritornati lì e comunque ritornare in partita con lo Stuni non è facile. Loro sono una squadra estremamente esperta, se avete visto Roberto Fossati ha gestito benissimo gli ultimi possessi, lei si è preso delle responsabilità che sono le sue responsabilità e noi abbiamo concesso cose che comunque sapevamo che se le concedevamo avremmo pagato dazi. Per cui anche le 3 bombe di Morena sono lì, che poi alla fine se tu guardi dici abbiamo perso di 3, però ci sono 3 bombe di Mimmo, quando sappiamo che lui ultimamente è la sua prerogativa è quella, per cui se noi non copriamo quella cosa abbiamo fatto un peccato. La squadra la mia molto tecnica, molto di qualità, è vero finora non aveva mai buttato sul parquet cosiddetti attributi, ed è su questo che giudicavo ovviamente, insistere per tutta la settimana e devo dire che ho avuto delle ottime risposte in questa direzione. Però vorrei anche sottolineare la prestazione super di Martino. 3 o 4 uomini sono stati mostruosi, nonostante noi fossimo preparati contro le loro caratteristiche, li abbiamo subiti. Ostunia credo abbia recuperato un buon numero di palloni, cosa che non era mai successa quest'anno. Quindi il fazzoletto tecnico è indiscutibile. Non sto qui a dire che la mia non è sia una squadra tecnicamente eccellente, non è assolutamente. Il problema è che non si può giocare in questi campionati solo con le caratteristiche, le eccellenze tecniche, bisogna mettere dentro gli attributi, oggi l'abbiamo fatto. Una settimana sulla panchina ha avuto già alcune risposte? Alcune risposte le ho avute, e sono proprio nella direzione che sto sottolineando adesso, anche perché, ripeto, la partita contro Martina non è assolutamente facile. Chi pensa che la partita contro Martina fosse una partita facile ha pensato male, pensa male, perché Martina vende cara la pelle, perché, ripeto, ha 4-5 uomini che sono strabilianti dal punto di vista proprio della presenza. Sono lì, sono presenti, sanno fare quelle cose, le fanno bene.